non lo saprò dell'ultima volta. Fa un po' come credi. Ma devi permettermi di riassumere almeno 5 volte a video. 0 4 0 3 1 Andata, un riassunto a video. Insomma, come sciopero nulla di fatto. Dai, riassumi in fretta. Ma non è... Muoviti, non voglio stare qui fino a domani. Gianni va a trovare suo figlio Doc, ma qualcuno lo sta cercando e... è tutto. Sì, credo anch'io. Oh, guarda, in un saloon ci sono Lex Luthor e Whoopi Goldberg. Spettacolabile! Non sono davvero loro, sai? Comunque uno scenario curioso, considerando l'ambientazione. Normalmente le persone di colore... Il protagonista parla toscano, ho detto tutto. Andiamo avanti. Andiamo, non è affatto credibile. Questo non è il West, questo è il mio West. Può accadere anche questo. In un vero saloon nella seconda metà dell'Ottocento. Ha belli capelli. Guarda quello. Dov'è il tuo padrone? Qui vendono whisky, il barbiere più avanti. Hai finito? Ho solo presentato un quadro plausibile considerando... Ma chi te l'ha chiesto? Lo sappiamo, non è storicamente accurato. Ecco, puoi entrare, Jack. Santo cielo, non scherzava! David Bowie, sì, anche qui mi viene da piangere. Ma il suo gruppo fa parte di un circo? Nah, è solo... inclusivo, suppongo. C'è una gran puzza di culo di mulo in questo posto. Magari sapesse quello che ci stava sul menù del giorno! Non è da escludere. Forse qualcuno è già finito in merda? No, no, non potete mettergli davanti delle battute così. Ma che t'hanno fatto, David? Ti ricordi, ha firmato un regolare contratto e... Devono averlo incastrato in qualche modo o ricattato. Tira giù le zampe dal tavolo. È scemo. La muchacha si stufa di vivere. C'è una sottile differenza tra coraggio e mancanza di istinto di sopravvivenza. Ebbè, quello di Mary non è coraggio. Posso sapere chi di voi due è Mary la puttana? Quella che reciteresse peggio. Guarda che così non lo aiuti. Quella meno scema. Nemmeno così. Quella biondarrima. Ecco, forse ci siamo. Io non so chi sei, però non voglio grane qua dentro. Vattene. Ma il salone è suo. Ne dubito. E perché allora si comporta così? Perché il suo personaggio è scritto benissimo, mi pare ovvio. Non ti ucciderò. Oggi ti violento e basta. E nessuno fa niente. Hanno paura di morire. Ma c'è un salone pieno di gente, se si mettono... Hanno paura di morire. Ma se prima uno voleva sparare a un altro per una partita di poker. Hanno paura di morire. Ci rinuncio. Ma come funziona? Ogni qualvolta passa qualcuno nel villaggio, sto tizio deve macinarsi chilometri a cavallo per dirlo alla tribù. Capo, ho tutto! Che c'è adesso? Allora, 106 famiglie, 18 di turisti, poi 846 lavoratori, 12 che non ho ben capito e 642 auto assortite. Deficiente, quando ti ho detto di controllare la gente che esce dal casello? E di riferirti tutto! Intendevo solo i tipi sospetti! Lo so, ma sono un tipo paranoico. Dannazione, dovevo metterci Jeffrey. Ciao, voglia di neo. Jack Sikora, il Sagassian. Ma come sa il cognome? Cioè, Bowie non l'ha mai detto. Saresti un indiano, avresti leggiuto i segnali. Ma quali segnali? Quelli di fumo, no? Si chiama Jack Sikora. Strano che lui lo conosca. Pepsi Cola. Jack Sikora. Finalmente la trama procede. A soli... A quanto siamo? 58 minuti. Santo cielo. Cioè, te sei scappato per un anno da uno psicopatico e dove ti sei venuto a rifugiare? A casa mia, è chiaro. Vabbè, lui non sarà il padre dell'anno, ma anche tu come figlio fai schifo. Cioè, rischia la vita e pensi solo a te. Anche una famiglia, le ricordo. E suo padre ne fa parte, ti ricordo. Dopo essersi assentato per 20 anni, le ricordo. Ah, ma pite, quante cosuzze che ricordereste voi due. Oddio, lo psicopatico. Una serenata! Non capisco, cioè, Sikora vuole la testa di Johnny, giusto? Sì, così pare. E sa dove vive? Gli ha pure lanciato un sasso con tanto di messaggio. Arrivi al dunque. Perché ha perso una giornata in paese, lasciando la possibilità a Johnny di scappare? Perché saresti psicopatico? Più semplicemente pazzo. Che si fa? Niente. Vai piano, c'è una volpe. Caramba, che cucaraccia, non lo sopporto mai. Vero, Doc sa solo lagnarsi, è irritante. E ci ha messo solo la seconda media. Allora,
Primo, si riferisce al Doc nel film. Secondo, sarai tu quello fermo alla seconda media e chissà come ci sei arrivato. Che spreco. Ma è scandaloso! Sei tu quello che ha voluto a tutti i costi Andrea Bocelli nel film. Sì, ma nel punto in cui ho scritto canto una canzone, intendevo una vera canzone. La sigla di Lupin è una vera canzone. Ma dai, abbiamo qui Bocelli! La prossima volta cerca di essere più specifico, allora. Ehi, anche il pazzo sareste braverrimo! Non scherziamo, sembra una gallina strozzata. Ma se saresse strozzata, come faresti a cantare? Infatti non ho parlato di canto, ho detto che sembra una gallina strozzata. Paura, no! Ammappete, che schitarrata! Se l'è cercata. Gliele avreste proprio suonate! Smettila! La prossima volta dovrebbero mettersi d'accordo. Dobbiamo mandare lei a prenderlo. Non abbiamo altra scelta se vogliamo salvare Joshua. Ma è impazzito! Magari Sikora risparmia le donne. E Mary? Chi? La Marcuzzi. Ah, beh, è ancora viva, no? Lei è idiota quanto Johnny, sa? Dai, vedrai che non le farà niente. Ti piace il mio scarpo, eh? Diceva? Piano B. E quale sarebbe? Mandiamo il bimbo a raccattare gli altri due. Mi correggo, non è idiota, lei è proprio rincitrullito. Johnny urla, interrompendo Sikora, che di conseguenza torna a sedersi. E niente, passa la notte così. Ma che... non era uno psicopatico? Uno psicopatico con tanto tempo da perdere. Non mi sei piaciuta per niente, Mary. Se continui a fare così, dovrò legarti al letto. Oh, ma guarda, Mary la combattiva non combatte più. Ma Baby Sikora non avresti spassato la notte davanti a casa di Doc? Vero, ma... quindi, perché se la prende con Mary? Santo Versace, ma quanto è scritto male questo film? Intelligente! Ma intelligente cosa? Le ho sparato senza una ragione! E stava pure a tentare la sua vita, cabron! Ma che ne sai? È brava. Come lo sapevi? Ti è sto senso? Nah, direi più paranoia. Ma il codice dei pistoleri? Il fatto di non sparare mai a una donna? Che fine ha fatto? È legittima difesa. Non credo proprio. Non credo proprio cosa? Quello è un daguerrotipo, non una Polaroid. I tempi di esposizione... Ancora cercare errori storici? Arrenditi e basta. Già mai. Bella mira. Te la prendi anche con le donne adesso. Eccolo lì, ed è pure disarmato. Sparagli e basta. Non hai proprio pietà. Sono stufo di vedere Bowie e Keitel sprecati, pieraccioni lagnarsi e un film da una trama striminzita. Io non voglio battermi, Jack. Quando ci siamo conosciuti non avevo paura di niente. Perché non avevo nulla da perdere. Ma questo è un coglione! Mi perdoni, non ho capito perché ha aggiunto quella clip. Davvero? Te lo spiego così. Non voglio duellare. Adesso ho una moglie. E adesso non più. E un figlio. Oh, quello? Risolto. Sei un mostro. Adesso sono troppo depresso per duellare. Che seccatura. Dai, ti porto a Disneyland. Ah, sì, adesso è più chiaro. E concordo, Johnny deve aver perso la testa. Tu sei pazzo. Te sei fuori di testa. Ci sono dei posti dove li curano quelli come te, capito? Mi duole ammetterlo, ma ha ragione. Sarà, ma non credo terrà granché da questa conversazione. E qual è il ruolo di Doc? Che serve in questo film? A lamentarsi, non era evidente? Le lucciole sono gli animali più intelligenti. Perché? Perché ogni 3 secondi gli viene un'idea. Ci avresti ragione! Ma piantala anche tu! Il ragionamento era degno di te, in effetti. Geremia trascorre un po' di tempo con lo svitato e, visto che vuole raccontargli un segreto... Non me lo dica. Cosa? Gli rivela dove è seppellita la pistola di Johnny Lowen. Bene, allora, a dire il vero allo spettatore non è concesso sapere cosa gli ha sussurrato nell'orecchio, ma molto probabilmente ci hai preso. Grandioso, uno sciroccato armato in giro per il paese. Pensicola! Giusto, 2 sciroccati. Scusa, ma secondo te perché mio padre non porta la pistola? Perché idiota come es non sa nemmeno come si tiene. In realtà è perché sarebbe un pacifista, ma... Idiota e vigliacco.
A che ti serve metterti la segatura in testa? Contro il freddo. Alla segatura in testa. Esatto, quale occasione migliore per ricordare che questo film è una commedia. Ma non facesse ridere manco per niente. Scherzi, Mary che viene uccisa, Johnny che rinuncia alla sua vecchia vita, il Doc che si lagna ogni 30 secondi, non è uno spasso? Sono anni ormai che ci riuniamo per nominare uno sceriffo. Ma finora nessuno ha pensato di prendere una decisione definitiva. Non ho capito. Aspetta, aspetta, in quel paesino non hanno uno sceriffo da anni? Un paradiso del West. E cosa aspettano a nominarne uno? Tuo padre sarebbe l'uomo più adatto a svolgere questo lavoro. Che cavolo, appena andato in pensione come pistolero, ma lasciatelo in pace. Già, immagino un mondo senza pensione. Non è così difficile, anzi. Insomma, Doc, tu sei l'unico. Sei tu che devi risolvere questa situazione. Andiamo bene. Vi affidate a uno buono solo a lagnarsi? Davvero? Assolutamente improbabile. Quel paesello è pieno di mandriani, persone più adatte a rappresentare la comunità. Il problema è nella sceneggiatura. Il personaggio di Doc non è abbastanza approfondito. Ogni volta che lo mostrano si lamenta e basta. Come te! Non sono un lagnone. Insomma, parliamone. Finitela. Se tuo padre lasciasse la città, magari solo per un po'. Ottimo, in fondo è quello che voleva dall'inizio. Non scherzare, Johnny è un vero uomo. E allora lasciamo che Pepsi Cola lì continui ad uccidere gente. Seriamente? Non può mettere bene. Cioè, è tipo... Come va con la caldaia? Ah, proprio te cercavo. Grazie a tuo cugino, non solo ancora non ho l'acqua calda, ma ho persino le tubature del bagno saltate. Ah, tranquillo, sistemerà tutto. Mi avevi assicurato sapessi il fatto suo, ma almeno è un caldaista. Hai voglia, sono 10 anni che vende caldarroste. Non sai cos'è un caldaista, vero? Forse mi sono un attimo confuso. Ma che cavolo, cos'è tutto quel fumo? Magari sa messa la sauna del paese. È il saloon, o almeno lo era una volta. E titoli di coda. Ma cosa? Non finisce così? Che ti aspettavi, che Doc vincesse il duello? Beh, quantomeno che si rivelasse utile in qualche modo. Finora non ha fatto niente e comunque non puoi finire il film così. Ok, ok, mi inventerò qualcosa. Un sogno. Meglio? Ti sei proprio sforzato, eh? Oh, incredibile, non sei mai soddisfatto. Quindi Pepsi Cola saresti un ripenitente? Non credo sia là per imparare. Spero solo non stia per accadere qualcosa tipo... Sai cosa manca a questa commedia? Qualcosa che faccia ridere? No, dei bambini crivellati. Era una battuta? No, assolutamente. È qualcosa che nelle commedie non fanno mai. E ci sarà un perché, non credi? Il nostro film sarà diverso, vedrai che... E sarà vietata la proiezione nelle sale, sì. Deficiente. Interroghiamo... Jeremiah Logan. Speriamo avresti studieggiato. Ma ti pare? Vorrà chiedergli dove si trova suo nonno. Speriamo avresti studieggiato. Quello è un animale... Animale! Ha preso Jeremiah! Cosa si fa? Ah, lo ha rapito! Tiene ma senso di un'interrogazione! E costringe Johnny a confrontarsi. Ok, ci può stare. Non farà del male a Jeremiah. Conosco Jack Sicora. Momento! Lo so, non sparerebbe mai a una donna davanti a me. Non fa parte di questo codice. Ed ecco perché, per quanto mi riguarda, la parola di Johnny Loewen conta quanto quella di un tossico senza tetto in astinenza. Mi trova d'accordo, nulla da aggiungere. Come minimo, Jeremiah, questo è diventato un nuovo paio di stivali. Ne dubito, sta raccontando la storia, quindi è sopravvissuto. Narrazione spoiler! È sempre colpa tua! Anche la morte della mamma è colpa tua! Grazie, Johnny, grazie dal profondo del cuore. Spero che continui. Un po' anche io, ma per quanto mi riguarda è appena diventato di diritto un eroe. Dov'è mio figlio? Frena, frena, bamboccio. Se avete fatto male a Jeremia siete morti. Ci stiamo cacando sotto. Cosa? Doc, non sei credibile nemmeno per scherzo. Forse questo sarebbe il momento commedia. Nah, non credo sia una battuta. Però ha ragione, la linea di dialogo più comica fino ad ora. E questo dice tutto.
aspetti, che succede? La madre di Geremia ha magicamente trovato il figlio e sta lottando per liberarlo. Ma come ha fatto? Te l'ho detto, magicamente. Devi farlo prima. Avrà atteso il momento giusto per... Non diciamo scemenze. E sappiatelo, se prima mal sopportavo il protagonista, adesso lo sto letteralmente odiando. Perché, scusa? Non fa niente. È un punto fermo, lagnoso, in mezzo a una giostra di persone. È letteralmente irrilevante. Ti ha visto? Persino sua moglie si sporca le mani per lui. Il padre si batte per lui. Il barista è morto per lui. Però sei messo l'eroe. Ma quale eroe? Non serve a niente. Tuo figlio è nel magazzino. Va da lui. Non ti muovere. Dove vuoi che vada? Non ti muovere da qui, chiaro? David. Se batti anche soltanto un ciglio ti sfondo le rotule, non sto scherzando. David. Credi che non ne sia capace? Mettimi alla prova. David. Che c'è? È morto, non lo vedi il coltello in mezzo agli occhi? Cosa? E da quando? Da una settimana, occhio e croce, ma non lo senti l'odore che emana? Ah, pensavo fossi tu. Stai piantando pomodori, campione? L'ha preso da Donk. No, quello era un sogno. E allora chi? Il pazzo, grazie a Geremia. Non ti far fregare! Non ce l'hanno più, Geremia! È scappato! Sicora, copali, por favor. Dai, è contro il codice dei pistoleri. Nessun testimone, il sogno è in un cimitero. Vediamo se e quanto è fetecchi, allora. Io sono Johnny Lowen! Io sono il vero Johnny Lowen! Allora il pazzerello sareste il vero papozzo di Donk. Ma ti pare? No! Avevi ragione alla pistola. Era telefonato. Eccala. No, Johnny! Per l'ultima volta non è il vero Johnny Lowen. Scusa? Non mi dirà chi? No, no, non può essere, cioè avrà infartato o sarà successo qualcosa del genere. Mi sa che me la sono fatta sotto, sai? Sì, grandissimo Johnny 2! Il cattivo è morto per mano dello scemo del villaggio, seriamente. Che schifo, speravo almeno di vedere Johnny in azione. Quando i falchi si riuniscono nel cielo, dopo una grande caccia, fanno un cerchio perfetto e urlano a tutti la loro vittoria. La loro vittoria, ma non hanno fatto niente. Come il protagonista. E come suo padre. Ti chiede se ti piace fumare. Sì. Questa roba è buona. Lo sballo in famiglia. Evviva. La prego, mi dica che siamo alla fine. Sì, dovremmo esserci. Sì, perché diventerò un bravo dottore. Un uomo rispettabile. Seguendo le orme del padre. No, ha detto bravo dottore e uomo rispettabile. Il protagonista non ha nemmeno studiato e per rispettabile, beh... È un pagliaccio. Esatto, come dice lui. Ogni tanto accenderò la pipa e fumando quello strano tabacco mi ricorderò del West. Ed ecco qui, tramandare veri valori familiari. Il tabagismo, gran brutta abitudine. Che intenderesti con stranerrimo tabacco? Dopo ti spiego, finiamo sta cosa. Santo Versace, che western scialbo. No, commedia western, ricorda. Non che cambi molto, non si vide manco per scherzo. Il mio West ha due punti di forza, Harvey Keitel e David Bowie. Il problema è che li spreca malamente al punto da farti soffrire. In particolare il personaggio di Sicora è ridicolo, è scritto orribilmente, è esageratamente sopra le righe, è brutto anche per un cartone animato. Il peggiore però rimane il protagonista, Doc, è inutile, non fa nulla, non serve a nulla. L'unica azione effettivamente che compie nel film è curare di tanto in tanto il vecchio dei muli, quello che finge sempre di essere a un passo dalla morte. Per il resto è niente. Prendete la trama e togliete il Doc, lasciate Geremia, sua madre, Johnny, il pazzo, non cambierebbe di una virgola. Già, la trama. Omino, pensaci tu. Johnny Lowen torna dalla sua famiglia tirando il pericoloso Jack Sicora. Il dramma si risolve quando Joshua il pazzo spara il cattivo. Fine, tutto qui. Questo è il mio West e dura un'ora e mezza. Che altro segnalare? Mary che muore, rendendo di fatto il suo personaggio irrilevante ai fini della trama? Gli indiani che si preoccupano nonostante stiano sempre lontani dall'azione? E se il lato western è dannatamente fiacco, quello comico
Mamma mia. Davvero basta mettere un vecchietto che finge di essere morto per bollare un film come commedia? Non si ride mai, anzi si finisce col mal sopportare il protagonista perché si lamenta per ogni cosa. È di una pesantezza devastante. E non mi fa alzare la voce. Sta a vedere se questo non ci mette nei casini, eh? Come si fa a ammirare un pistolero? Io non ho mai avuto un'arma in vita mia, mai. Ma te veramente vuoi mandare la mia moglie fuori da quell'animale? Posso andare da quell'assassino e dire per favore, assassino, vada via? È colpa tua se hanno ammazzato Mary. È colpa tua! Cioè, te sei scappato per un anno da uno psicopatico e dove ti sei venuto a rifugiare? A casa mia, è chiaro? I cattivi sbaragliati da una mamma apprensiva, un barista codardo e lo scemo del paese. Ma seriamente? Ok, abbassare la guardia perché sottovaluti il prossimo, ma qui si esagera. Davvero un peccato perché avevano tutto, scenografie, costumi, grandi nomi. Mancava soltanto una sceneggiatura dignitosa e una vera attrice al posto della Marcuzzi. Consiglio la visione di questo film a nessuno, letteralmente. Vi piacciono i western? Guardate altrove. Vi piacciono le commedie? Guardate altrove. Vi piace Pieraccioni? Guardate altrove. Siete fans di Bowie? Non vorreste ricordarlo per questo film. E no, non è abbastanza trash da meritare una menzione sotto questa categoria. È solo noia. Anzi, spero davvero di non avervi annoiato con questo video. Siamo alla fine. Fagio? E por le donazioni mirate in descrizione. Grazie. Orbene, può far baffo. Alla prossima.